Non so neanche se mi vedete bene. Sono nel solito posto, c'è un caos impressionante. Infatti parlerò molto poco perché c'è anche una manifestazione fuori. Io ho lavorato un po' e addirittura adesso ho anche da studiare un po' di roba, perché io, ecco, gioco ovviamente il momento peggiore per parlare. Dicevo, ho da studiare un po' di roba perché io sono un po' vecchio metodo, mi piace stampare, sottolineare e prendere appunti in questo modo, e poi volevo semplicemente farvi un video con degli scorci di questa zona in cui sono oggi, giusto per così, scorci di Londra in una giornata di pioggia, che no, ve lo ribadisco sempre, non è vero che a Londra piove sempre, però nel caso specifico di oggi piove, e quindi facciamo un giro, ma proprio breve qui, e credo che andremo nella zona di Covent Garden, anche perché ho da dirvi una novità fantastica, quindi guardati tutto il video, goditi questi scorci di Londra sotto la pioggia, magari spunta anche il sole, e intanto io mi rimetto qua al lavoro, bye! Non è che fuori la situazione è molto cambiata, c'è sempre un sacco di casino per la manifestazione e c'è anche un elicottero sulla testa, quindi non so quello che sentirete. Adesso andiamo a Covent Garden, passando da questa località, da questo punto che io detesto, ma non ci posso fare niente, però ci dobbiamo passare quasi per forza e niente, sta cominciando a piovere. Perché sono abituata a girare senza, ma avendo la camera non volevo che mi si inondava di acqua, però devo dire che nonostante tutto la pioggia è sempre bella, o forse sono l'unica a cui piace, fammelo sapere. Comunque a me piace molto, anche se a Londra non è vero che piove sempre, però io sto facendo un video nell'unico giorno in cui sta diluviando, quasi l'unico giorno, va bene. Fermare dalla pioggia a Londra? No, secondo me assolutamente no. Intanto ribadiamo per l'ennesima volta che non è vero che piove in continuazione. Ok, oggi sto filmando con la pioggia perché mi piaceva, però non fatevi assolutamente fermare dalla pioggia a Londra, perché intanto ci sono tantissime cose, c'è un riflesso sulla mia cam, ci sarà una goccia di acqua sulla lente e ci sono tantissime cose da fare comunque al coperto. E anche passeggiare e bagnarsi un po' non c'è assolutamente niente di male, vi posso assicurare che chi vive qua è più che abituato a viaggiare, a girare senza ombrello. Io in prima persona ce l'ho oggi, l'ho tirato fuori semplicemente perché ho appunto la cam. Com'è fastidiosa questa goccia d'acqua sulla lente!
voi andate da un lato, quindi nella strada dietro, riuscite ad entrarci tranquillamente. È aperto al pubblico e sì, c'è ancora un elicottero che gira sopra la mia testa. Non mi piacciono tutte le parti turistiche, sono stufa, non le consiglio mai. Per me Covent Garden resta nei secoli dei secoli forse l'unico punto dove tornerei in continuazione, e durante il periodo di Natale, anche se non lo siamo ancora, ma come avete visto ci sono già le decorazioni, durante questo periodo diventa ancora più magico. Forse è uno dei miei punti turistici preferiti, anzi forse l'unico preferito. Veramente poco, come molto molto frequente. Come avete visto da questo video, che è una minima, una briciola di quello che si può vedere a Londra, e da tantissimi dei miei altri video, non basta una vita per conoscere tutta Londra, e a volte il tempo medio, visto che sono 3 giorni, una settimana, ma normalmente è un weekend o un weekend lungo, o comunque 3-4 giorni. Cosa fare in solo 3 giorni a Londra? Tanto e poco, dipende dal tipo di organizzazione che avete. Come sapete, da tantissimo tempo è disponibile sul mio sito un itinerario a Londra 3 giorni. Beh, quell'itinerario l'ho preso in mano e l'ho rivoluzionato. L'itinerario di per sé rimane lo stesso, perché secondo me funziona perfettamente, ovvero vi fa fare in 3 giorni un giro della parte più importante, diciamo così, di Londra senza perdere tempo. Vi dà la possibilità di vedere la città in una parte della città, diciamo così, comunque le cose più fondamentali, quelle che vi danno un'idea generale di quanto è bella la città e poi vi fanno venire voglia di tornare un'altra volta. Ma soprattutto è un itinerario studiato proprio per non perdere tempo, per non saltare da una parte all'altra, perché non si ha cognizione di come è strutturato e di com'è il layout della città. Ma
quell'itinerario di 3 giorni è diventato comunque un documento da 112 pagine. Era di 53 pagine, sono diventate 112 ed è disponibile per voi sul mio sito. Qui sotto nel primo commento del link del video o comunque anche nell'info box qua sotto ti lascio il link diretto al mio sito. Spero che vi faccia piacere perché le pagine che ho aggiunto, circa 60 pagine, sono ricche di informazioni che vi possono aiutare anche a comprendere meglio quella che può essere le abitudini e la cultura, quindi non solo la parte eccessivamente turistica di questa città, ma c'è anche una visione un po' più interna di quella che è la cultura, le usanze, cosa fare a Londra, cosa non fare, i trasporti molto importanti sono spiegati piuttosto bene. E poi vi do anche in questo nuovo itinerario da 112 pagine un'idea di quello che si può fare, dove si può andare al di fuori delle classiche aree turistiche, magari nella volta successiva, perché sono certa che dopo questi 3 giorni a Londra avrai sicuramente voglia di tornare. Inoltre troverai anche informazioni su com'è la vita a Londra e sul famoso discorso piove sempre, che tempo fa, le stagioni e quanto costa, è così cara, eccetera eccetera, argomenti che so che piacciono sempre un sacco a tutti. Con questo spero che questo video, questo breve giretto a Covent Garden in una tipica giornata di pioggia, ti abbia fatto piacere e ti sia piaciuto. Io trovo molto affascinante Londra con la pioggia e i miei capelli un po' di meno, ma va bene così. Se ti fa piacere iscriviti al canale, lasciami un commento perché mi fa a me estremamente piacere, mi fa capire che sto facendo il lavoro giusto e portando i contenuti giusti. Un commento quindi sempre molto gradito, i likes piacciono anche molto a YouTube e mi permettono di andare avanti. Bye!